Buongiorno, un caro saluto a tutti i telespettatori di Medicina Facile. In questa nuova puntata ci occuperemo di una pratica davvero molto semplice che può essere fatta a tutte le età a scopo igienico o terapeutico. Ci occuperemo dei lavaggi nasali, vi spiegheremo come vengono effettuati grazie al contributo del nostro Graditissimo ospite, buongiorno e bentornato nei nostri studi al dottor Gaetano Silvestre. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno. Sta bene? bene. Molto bene, grazie dell'invito. Mi fa molto piacere di parlare di questo argomento che mi ha sempre appassionato. Anch'io sono contento di trattare questo argomento perché non ne avevo mai parlato, l'ho sempre considerato magari come un qualche cosa di frivolo, tra virgolette, e invece. Poi lei ci spiegherà che ha certo. funzioni importantissime. Certo. Dottor Gaetano Silvestre, pediatra, esperto in pneumologia pediatrica, è stato direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale della ASL di Pescara. Allora, magari prima di entrare nel merito dell'argomento che eh, tratteremo in questa eh, puntata, eh, per avere una buona igiene quotidiana delle vie aeree, vogliamo dare una ripassatina. Alla certo. qualità dell'aria che respiriamo e alle funzioni del nostro naso, dottore. Certo, certo, specialmente in questi giorni in cui l'inquinamento, purtroppo, è sempre più ingravescente, è importante sapere cosa respiriamo per sapere certo. quanto difficile sia il compito che il nostro naso, purtroppo, deve attuare. In premessa, direi che fondamentalmente l'aria è una eh, sostanza incolore e inodore, eh, la quale è costituita fondamentalmente da Ehm, D'azoto è costituita da ossigeno. L'ossigeno anche la diapositiva. L'ossigeno, sì. L'azoto è il 78,09%, l'ossigeno il 20,1%, l'argon, la nitride carbonica e soprattutto le microparticelle solide in sospensione, il famoso pulviscolo Pulvis atmosferico. Pulviscolo atmosferico che può provenire o da eventi naturali come il vento, le rocce che si erodono proprio per via del vento o dalle eruzioni vulcaniche. Adesso abbiamo in Sicilia l'Etana che sta purtroppo in eruzione, purtroppo determina una qualità di aria molto scadente, soprattutto per le persone che abitano in quella certo. zona. E poi derivante certo. da fattori antropici, sono le emissioni di motori certo. a scoppio a partire dagli aerei che hanno una grossa, un grosso impatto, no, le navi, le navi e, e tutti i veicoli certo. a motore eh, in generale. Poi l'erosione le, della strada, noi non pensiamo mai a quanto l'asfalto dei pneumatici, all'asbesto, alla polvere che viene certo. dalle pasticche dei freni, sono tutte condizioni che purtroppo eh, non certo creano una condizione di aria ideale Peggiore, per il nostro no, naso. Questo a capire che purtroppo il nostro naso ha una funzione importante da un punto di vista della funzionalità poi vera e propria. Possiamo passare all'altra diapositiva, eccolo qua. Sì, e, ecco infatti... Finestra del nostro polmone, bellissima. Finestra del nostro polmone e direi tana adesso del nostro <ride> nemico, perché in questo momento purtroppo <ride> abbiamo questa, nemico, esatto. questa situazione. Quindi funzione respiratoria, olfattiva e anche protettiva. Io direi che a questa ne potrei aggiungere un'altra, la funzione estetica. Un bel naso imbellisce un brutto viso, <ride> è un brutto naso <ride> e, viceversa. e viceversa, certo. Direi la funzione respiratoria che inizia con la inspirazione, grazie alla quale l'aria entra nelle fosse nasali, va giù a livello degli alveoli, dove c'è lo scambio ossigeno-anidride carbonica, e questa condizione direi che è quella essenziale. Azione che viene eseguita mediante una filtrazione, un riscaldamento e modificazione certo. dell'aria. Lei pensi che noi ogni minuto, in in ogni minuto respiriamo 8 litri di aria, 8 litri moltiplicati i minuti della giornata, arriviamo a circa 11.520 litri di aria al giorno. Ubriachi. Ubriachi, ubriachi d'aria. Consideri che il tutto viene per favore, per fortuna, diciamo... Eh, eh, sì, disperso in 150 metri quadri dell'adulto, certo. è la superficie respiratoria di un soggetto adulto di cui la maggior parte è quella degli alveoli. Sono 100 metri quadri che già rivestono gli alveoli. Poi abbiamo la funzione olfattiva. olfattiva. Funzione olfattiva che in questo momento purtroppo è oggetto di, di, di molta considerazione e di molto studio. Perché? Perché il Covid si va a localizzare proprio, sì, come sì. vedete nella, in basso alla diapositiva, recett, sui recettori dove c'è l'adesione dei virus, e in particolare delle Tante persone che si ammalano perdono. L'iposmia o l'anosmia cioè. a seconda dell'entità del danno che si è creato. Recettori che poi, poi trasmettono attraverso il bulbo e il nervo olfattivo al cervello l'impulso, quindi. Certo. E poi la funzione e, protettiva? E poi la funzione protettiva che è quella che si ottiene grazie al movimento cosiddetto oscillatorio, un movimento oscillatorio che è di 700.000 battiti al minuto. in basso vedete una cellula cinetica ciliata. In sì. basso In basso a destra, in basso a destra sì, che termina con le ciglia, la cui oscillazione certo. è, è, appunto, dicevo prima, sono 700.000 battiti al minuto di una cellula che sta bene. Cellula che potrebbe anche ammalarsi o invecchiarsi. Una cellula cilindrica ciliata vive 20 giorni, quindi già in diciottesima giornata o in ventiduesima, cioè quando sta per finire il suo ciclo, perde la sua motilità, e questo è un rallentamento del battito comporta un ristagno di muco, perché fondamentalmente sono le cellule spazza muco nel naso che servono a mantenerci pervie e libere le nostre vie respiratorie. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori dei video bellissimi, io naturalmente li ho visti prima, ce li commenta il dottor Silvestro. Questo è il battito ciliare, come vi dicevo 700.000 battiti al minuto che sono in grado di fare barriera, come vedete lì in basso a destra c'è un virus che vuole entrare e non riesce proprio per questa attività metacronale eh, molto molto insistente. Certo. La successiva, vediamo... L'altro eccolo qua. Qui è un video dove noi riusciamo, a, dove è, è in evidenza la cellularità, la, il movimento cosiddetto metacronale, come un campo di grano spazzato <ride> dal vento che ondeggia da una parte e dall'altra. Questa è una condizione che permette al nostro naso di restare pulito. Quindi, quando noi laviamo il nostro naso, non facciamo altro che liberare le nostre cellule dalla fatica di spostare il certo. muco e di conseguenza di lavorare con meno fatica, ma soprattutto con più beneficio per le nostre vie respiratorie. Come può essere attuata, dottor Silvestre, la prevenzione delle infezioni respiratorie ricorrenti in età pediatrica? Questa è una bella domanda. Che Così meriterebbe una risposta molto non lunga. Non ce l'abbiamo tempo. No, no, sarò, <ride> sarò molto breve. Fondamentalmente, le vie respiratorie sono le infezioni che più frequentemente colpiscono al di sotto dell'anno e il 25% della patologia che eh, a cui purtroppo i bambini vanno soggetto. Per, per ridurre fino al 6% in età prescolare. Sì. Quindi è una condizione che va decrescendo. Da sempre c'è stata la medicina termale, tutti abbiamo fatto le inalazioni per non ammalarci. Qui in Abruzzo abbiamo un'ottima fonte. Anche un per fare un fonte. po' di vacanza, dai. Eh, <ride> si dal dilettevole. Esatto. Abbiamo in Abruzzo un'ottima fonte, la fonte solfuria. Indipendentemente che le acque siano salso iodico o solfuria, hanno la loro opzioni di prevenzione. Abbiamo l'acido ialuronico, che è un'azione idratante alla mucosa, e eh, poi abbiamo i va le varie sostanze come il resveratrolo, la quercetina, il beta-glucano. Poi le varie vitamine, la vitamina A, la vitamina E e la famigerata vitamina D, che adesso ha un'importanza notevole: notevole si è visto specialmente che tutti i soggetti che sono predisposti all'infezione certo. hanno una bas, un basso dosaggio di vitamina D. Da qui l'importanza di doverla assumere, assumere quotidianamente. Certo. E poi ancora i probiotici, che fanno così, sono stati inseriti e hanno un ruolo anche essi predominanti nella protezione, delle, certo. quindi nella prevenzione. Quali tecniche possiamo insegnare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi? Ah, sicuramente finalmente centriamo l'obiettivo come nella diapositiva come nella che io lì ho mostrato, andiamo al, ecco centro, qua, andiamo diciamo. al centro, io <ride> direi che il lavaggio nasale è una cosa che sembra così banale, non da tutti conosciuta non da tutti accettata e non da tutti osservata come igiene, come pratica di igiene quotidiana per la pulizia delle nostre fosse nasali, che non serve solo a liberare il naso ma a decongestionarlo e a permettere alle, a quelle cellule di cui abbiamo parlato prima, sì. le cellule cilindriche ciliate che poi è il pavimento respiratorio a partire dal naso a finire fino alle vie respiratorie più basse che è costituito sempre da queste certo. stesse cellule che prima abbiamo visto. Allora, se lei è d'accordo entriamo nei nostri nasi, ci spiega come avviene il lavaggio e quale liquido si usa? Certo. Diciamo che il lavaggio nasale appunto, eh, serve come, come azione, eh, serve appunto per liberare le fosse nasali e come per quanto riguarda e per evitare che il muco addensato si blocchi resti là e faccia da un po' come da moschicida, si ricorda le carte moschicide che una volta si utilizzavano? Come no. Purtroppo il muco fa da intrappolamento di tutti i batteri, di tutti i virus, soprattutto questi ultimi, e lì determinano l'adesione del virus con la parete che determina la lesione. E in particolar modo questo avviene con lo smog, con, con lo smog, purtroppo che respiriamo che, quotidianamente. Sì, che respiriamo quotidianamente che intrappola e finisce di far peggiorare questa condizione. Uh, per quanto riguarda i liquidi, I liquidi. quindi dicevo che l'azione non è soltanto, possiamo passare alla successiva: non ha soltanto un effetto di liberare le vie aeree, ma di decongestionare la mucosa, quindi per determinare un'adeguata un respirazione nasale e soprattutto certo. per migliorare la funzionalità delle cellule cilindriche ciliate. Abbiamo ancora una diapositiva se non sbaglio, sì, eccola qua. Per cosa quanto riguarda si cosa si utilizza, diciamo si utilizza una soluzione isotonica, salina o ipertonica. L'ipertonica io la limiterei soltanto nei periodi di, in cui c'è particolarmente la flogosi, quindi limitarla a una settimana, 5-6 giorni, non persistere altrimenti finiamo di danneggiare una mucosa già alterata, già danneggiata. Come vi dicevo questa tecnica è una, è una tecnica poco utilizzata come pratica di igiene personale giornaliera, ma mentalmente viene, viene così inserita nel capitolo delle patologie acute e quindi non considerando facendola ogni giorno ma facendola solo nei momenti in cui siamo male e non è così. Noi ci laviamo tutti i giorni, quindi dobbiamo lavare anche in assolutamente. Quanto dura uh, questa operazione? Ma, sono quattro atti respiratori, adesso vi farò vedere poi sì. quando facciamo proprio il lavaggio nasale. Ma durata in tutto due minuti. Due minuti. Due minuti perché è utile farla diventare una pratica quotidiana? Ma è utile farla diventare una pratica quotidiana perché fondamentalmente. Riesce a liberare il nostro naso, quindi a determinare quelle condizioni ideali perché il nostro naso abbia una funzione respiratoria normale perché previene l'ingresso eh, dei rinovirus e degli adenovirus del nostro coronavirus nemico. Adesso questo è quello cattivo, <ride> ma anche ci sono quelli buoni che determinano solo il raffreddore. E quindi questa prevenzione nell'evitare nel che entrino o se entrino di farli cacciare, di farli uscire. Agevola la gestione della renite allergica, quindi non ho il prurito nasale, non ho gli starnuti mattutini, non ho la tosse di riflesso, facilita l'umidificazione dell'aria e l'idratazione stessa della mucosa e soprattutto facilita l'espulsione delle polveri sottili inalate, certo. lo smog, quelle che purtroppo abbiamo. Quali sono i benefici, anche se in parte ce l'ha già detto, spiegati adesso? No? Sì, come benefici a lungo termine sono quelli di determinare una condizione, la pervietà, soprattutto di evitare le complicanze che possono esserci da, da un naso che non funziona e parlo di adenoiditi, di otiti, di rinosinusiti, e quindi di avere quelle patologie a carattere ricorrenti, poi soprattutto di un ridotto. Utilizzo di farmaci locali, soprattutto se devono essere impiegati questi farmaci funzionano meglio perché vengono meglio assorbiti perché, cioè. non essendoci muco, si riesce la, la, eh, ad avere e, poi, ci sono in certe patologie, soprattutto molto importanti come la discinesia ciliare, che è. Sembra così difficile da, da dire, ma fondamentalmente è la cellula cilindrica ciliata che anziché avere delle oscillazioni sincrone ha delle oscillazioni non sincrone e contrapposte, e questa situazione comporta una patologia molto grave, molto seria, cioè. nella, nella fibrosicistica, in cui c'è la produzione di muco denso, e nella sindrome di Down, dove purtroppo c'è fisiologicamente una produzione di muco molto denso, quindi il lavaggio nasale faciliterebbe soprattutto in quei soggetti la respirazione nasale e non cioè. con la bocca. E poi ancora a tutti noi capita di russare, se ci si lava il naso se ne chi dorme con la noi. moglie dormirà meglio perché non avrà il problema di ascoltare il, la roncopatia. Eh, quando Beh. ce lo laviamo il naso la mattina o la sera? Mattino e sera. Matti ah, due volte al giorno. Eh, beh, eh, beh, eh, sì. <ride> allora, prima però di vedere come si esegue, abbiamo delle diapositive e anche un video, le chiedo, eventuali effetti collaterali, controindicazioni? Guardi, controindicazioni soltanto un epistassi, una condizione eh, di emorragia eh. nasale, non, 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 non è indicato in quel momento, in quella ma in quel momento, condizione, esatto. in quel momento, in quella condizione. Certo. ma non ci sono controindicazioni significative per il lavaggio Perfetto. nasale, è una tecnica tranquilla. Che tutti possiamo svolgere. Ecco, la devono svolgere tutti, ecco, questa C è un'altra certo. cosa che è importante. Non solo il bambino ma anche l'adulto. Anche l'adulto. Eh, andiamo al pratico. Come si esegue correttamente? Allora, la, la, la tecnica dell'esecuzione è quella di per eseguirla è quella di tenere il capo lievemente. Insomma, la, la, la tecnica del lavaggio nasale come si esegue si può fare in tre tecniche o tre tecniche. Si utilizzano. Una è quella della siringa. È una soluzione in tutto 10 cc di fisiologica tiepida. tiepida. I pregi di questa soluzione sono che è rapida nell'esecuzione. Non si impiegano i due minuti, si impiega, si impiega di me. Di me. Però, però lo schizzo troppo eh, energico potrebbe comportare di riflesso problematiche all'orecchio. All sì. Poi c'è la microdiffusione spray che viene, praticamente, si utilizza la, acqua di mare con un spray pressurizzato. Che consente il lavaggio della mucosa e facilita l'assorbimento e la riduzione del muco. Questa tecnica, però, nei bambini più piccoli può essere non accettata. Parlo del lattante perché anche al bisogna fare sì, il lavaggio la nasale scelta. perché è importante farlo. Non brucia l'acqua di mare, dottor Silvestro? No, la soluzione isotonica e l'ipertonica, quella che è un po, po' più. Quello che avete... è quello che dicevo prima. E poi abbiamo quella accaduta, accaduta modulata, la successiva. Accaduta oh. modulata, questo è, è il sistema di irrigazione nasale con dispositivo accaduta modulata. Fondamentalmente è come fare una flebo nel naso, detta così uno si spaventa perché <ride> pensa al lago. Qui terminalmente c'è un'oliva nasale, più piccola nel bambino, più grande nell'adulto, che viene certo. inserita, come vedete c'è una sacca che viene messa lì, che uno la applica con una, una ventosa allo Ecce specchio del lavandino di casa. C'è il, il regolatore di flusso grazie al quale io riesco qua a determinare e a, a permettere che certo. l'acqua sia inalata nella, in una narice per essere espulsa nell'altra eh, nell certo. narice e quindi determinare questo lavaggio. E si deve fare naturalmente da tutte e due le eh parti. Certo. certo, prima da una parte, e prima eh. dall'altra, e la posizione: che a proposito adesso, di posizione. Adesso ci arriviamo perché eh, abbiamo proprio una diapo che lei ha preparato sulla posizione corretta. Prima, però, vorrei far vedere ai nostri telespettatori un video che abbiamo preparato sempre grazie al dottor Silvestre e il nostro ospite ce lo può commentare. Vedrete tra pochissimi. Eccole qua, eh, la semplicità di questa, di questa pratica. Dottore. Ma Sicuramente la prima immagine era di un lattantino di tre mesi che Adesso ci tengo va. a dire che già da allora è possibile seguirlo il lavaggio nasale. A partire questa dei bambinetti questi più grandi, quali vedi, devono respirare con la bocca semiaperta, tenere il mento appoggiato sul torace e la testa lievemente riversa dal lato dove si vuole far uscire l'acqua, quindi da una parte o dall'altra. Certo. Qui, qui non si vede uscire granché, esce tanta di acqua perché è aperto il deflussore <ride> al massimo e quindi l'acqua esce a caduta, eh? ecco. è Questo è l l sì. mi, mi raccomando alle mamme di utilizzarlo sin da questa età che è vero che è facile a dirlo ed è difficile eseguirlo non perché sia difficile la tecnica ma perché il bambino si reagisce, piange, però piange le prime volte, poi quando vede che Ma eh, magari si diverte, ma dopo si diverte <ride> ma prima piange perché <ride> va bene Vabbè, eh, fondamentale, ce lo stava anticipando prima il dottor Silvestre, è, è una posizione corretta nel fare questa certo. pratica semplicissima. Per evitare che l'acqua possa essere poi eh, inalata e quindi determinare poi problemi. Ma è una cosa che non succede, basta farla con l'accortezza e ecco l'accuratezza. La la Fondamentalmente è... tutti i lavaggi nasali, qualunque sia la tecnica con la quale vengono eseguiti, sono, sono validi, l'importante è posizionare la testa in, in, nella maniera tale e il mento appoggiato lievemente sul torace in maniera tale che questa condizione ne favorisca la, la fuoriuscita. parole povere, il lavaggio nasale è una tecnica di igiene personale giornaliera. Questo ci tengo a ribadire. Priva di effetti collaterali, Martino e sera, e sera <ride> che facilita la respirazione nasale, riduce i sintomi locali, quelli che dicevo del prurito nasale, degli starnuti, il bambino che io dico spesso fa pino lo spazzacamino per doversi pulire, purtroppo pino, il bambino mette, mette il dito nel naso perché... è lo fanno. È qualche volta grande, perché hanno prurito, non perché siano scostumati, perché purtroppo hanno difficoltà, quindi facendo eh. il lavaggio questa condizione si attenua migliora la qualità di vita e come perché se io dormo bene di notte io la mattina non mi addormento sul banco il bambino che si addormenta che non rende, che non rende a scuola dal punto di vista scolastico di profitto e non è altro che certo. un sonno che è disturbato e quindi il lavaggio nasale fatto di sera permette una, maggiore, una migliore ossigenazione cerebrale quindi un miglior rendimento quindi una, una migliore qualità di vita ottimizza L'opportunità dovesse essere che io metto dei farmaci topici dello steroide nasale, sicuramente ne permetto il miglior beneficio e soprattutto permetto di favorire la diluizione degli eventuali batteri dei virus e dello smog che possono essere entrati e dei polline, soprattutto nei soggetti allergici. Io e lei, signor Castignani siamo allergici entrambi, quindi abbiamo la necessità. Esistiamo, di... però. Esistiamo, <ride> ma certo. Senta, ma come si fa a capire se otteniamo i benefici che ci ha appena illustrato con questa operazione semplicissima mattina e sera. Da fare, due minuti e due minuti. Mi fa piacere che mi abbia fatta questa domanda perché non cioè è. uno come lo capisce. Non è, è solo generativo il, eh? il beneficio, ma è un beneficio oggettivo. E il beneficio oggettivo di questo si ottiene facendo la citologia nasale. Citologia nasale. E, lo, e' come, si fa, come fare uno striscio, lo striscio vaginale? Così si fa uno striscio nasale, striscio nasale che permette quindi di valutare che cosa è successo nel nostro naso. Questo è uno studio fatto su bambini, è uno studio nostrano, mi, mi permette il termine: sono tutti sì. bambini abruzzesi. Fatti c'è anche il suo nome. Sì, questo è uno studio che abbiamo, oramai già, qua, già qualche anno, 4-5 sì. anni fa, che abbiamo fatto e abbiamo visto come variava la cellularità nasale. Parlo dei neutrofili che sono le cellule dell'infiammazione, dell'infezione, parlo degli ausinofili che sono le cellule dell'allergia e parlo dei batteri che non, certo. è la sovrapposizione che purtroppo viene a crearsi. Bene, questi bambini sono stati trattati con acido ialuronico in soluzione fisiologica, trattati con lavaggi mattino e sera. Abbiamo visto dopo 12 giorni che c'è stata una riduzione notevole della neutrofilia, una, quindi un beneficio nel senso che si è tolta l'infezione. Si è ridotta l'eosinofilia, quindi i disturbi di cui prima parlavo, del prurito nasale degli starnuti della rinorrea. È una riduzione purtroppo non significativa, nel senso che i batteri sono scesi, ma perché è stato troppo tempo il breve del, dell'osservazione. Se, se si fosse prolungata dopo i 20 giorni, abbiamo visto poi in altri tempore. lavori che questa condizione migliora. L'abbiamo già detto, però vale sempre la pena ripeterlo: lavaggio nasale sia bambini che adulti, giusto, dottore? Il bambino ancora di più. Ancora di più. Ancora di più perché? Perché il bambino ha delle vie respiratorie diametralmente più, più strette, di conseguenza un diametro più ridotto sì. e di conseguenza con più facilità tendono ad, ad intasarsi. Ecco perché è significativo farlo spesso e soprattutto cercare di evitare di aspirare il muco, ma di farlo cadere liberamente per evitare di creare poi dei altri problemi che potrebbero compromettere la mucosa respiratoria. Eh, alla, eh, veniamo alla strettissima attualità, in tempi di Covid, di pandemia, diventa, lo capite tutti, ancora più importante proteggere i nostri, col, eh, i nostri polmoni. Perché? Quali tipi di lesioni accadono nella mucosa, nella nostra mucosa nasale? Dottor? Bene, la, la lesione istologica non è eh, la stessa. Se, se c'è una esiopatogenesi batterica rispetto a quella che c'è, se ci sa, una esiopatogenesi virale. Qui ho disegnato eh, l'alterazione che si attua in una cellula cilindrica ciliata, la cellula con le ciglia, come vi ho fatto, abbiamo visto prima, sì. viene praticamente ridotta viene ridotta a clessidra e poi addirittura viene rotta. Questa è la lesione che determina il virus e questa lesione si identifica con il nome di ciliocitoftoria. A sinistra verso destra si da vede sinistra proprio sinistra è la cellula normale. Sì. A destra la cellula come si riduce dopo che c'è stata virale? E poi si rompe. Si rompe. Questa è la tipica lesione virale ed è la tipica lesione che purtroppo adesso in tempo di Covid stiamo vedendo istologicamente come queste lesioni sono sempre più frequenti e sono sempre più aggressive e certo. repentine. Mentre l'alterazione la, batterica, e a questo punto forse possiamo far partire, video, eccolo qua, il video. Vedete sulla vostra sinistra una cellula cilindrica ciliata. è così fatta, eccola lì, vedete proprio con le ciglia quello che succede nella lesione batterica è che questo movimento metacronale viene, Così questo movimento ciliare sì. si riduce. Queste sono immagini che mi ha concesso l'amico uh, Matteo Gelardi con il quale uh, sono sempre in contatto ed è, lui, è grazie a lui che la mia passione è venuta per la citologia nasale. E vedete, questa noi è lo la mia ringraziamo. Lesione... Dove lavora il professor Gelardi? Lui, il la, la, lavorava a Bari adesso è a Foggia. a Foggia. È una persona veramente squisita e soprattutto molto... Università, ospedale, università. università. Sì, sì. E noi lo ringraziamo. Per averci fornito questi video. Mi scusi se l'ho interrotto. Prego, niente, quindi la lesione batterica si, es si esprime clinicamente con, un, con una condizione di ristagno di muco, quindi quando, abbiamo, quando avete il vostro bambino che c'è il muco, quando abbiamo noi abbiamo tanto muco nel naso e che persiste, che rimane lì e non va via, è perché le nostre cellule non funzionano più per come dovrebbero, hanno rallentato il battito, pensate dovrebbero essere 700.000 battiti al minuto, quella linea farà 200-300, non di più al minuto, quindi a, una, o anche meno, dipende appunto dalla... dalla, dalla un terzo, dalla... Prego? Un, ter un, ter un quinto. Un, terzo. un quinto, sì, perde, perde fino a un quinto di, di, mm -hmm. della motilità. Bene. Abbiamo ancora una diapositiva da far vedere ai nostri telespettatori, eccola qua. Ma ecco, questa fondamentalmente io oh, volutamente non ho voluto parlare di Covid, in questa, ho, ho fatto solo un accenno perché sennò no, se mi sarei aggiunto alla schiera dei miei colleghi. Ci volevo un'altra trasmissione. Sì, fondamentalmente io quello che consiglio è che noi parliamo sempre, da piccolo mi dicevano sempre lavati le mani, così come si dice oggi, diciamo ai nostri nipoti, lavatevi le mani. Non diciamo lavatevi il naso e questo è un errore che facciamo. Mettetevi la mascherina, lavatevi le mani ma lavatevi il naso mattina e sera perché ottimizzate la vostra respirazione ed evitate che la nostra finestra del polmone non diventi la porta come la nostra bocca che fa entrare tutto perché manca l'azione la, certo. del filtro. E, e, e poi naturalmente questo lavaggio in tempo di Covid permette di diminuire la concentrazione del virus e questo è molto significativo. Oltre che permettere di non ristagnare, permette di diminuire in concentrazione e quindi di determinare quelle lesioni legate alla adesività che il virus riesce ad avere sulla mucosa. Certo. Allora, distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani e lavaggio nasale in conclusione. Abbiamo Io preparato anche una diapo conclusiva. Nel mosaico di queste, di queste prevenzioni non può, non può e non deve mancare, non deve mancare il lavaggio nasale. Perché è fondamentale. Ci permette tutte queste cose. Che Ottimizza leggete. la ventilazione respiratoria, previe, previe, previene e attenua le infiammazioni delle vie aeree superiori, e di riflesso quelle inferiori, preserva da sovrinfezioni, quindi otiti, rinosinusiti e tutto il resto. Diluisce ed elimina gli elementi nocivi penetrati con l'aria ispirata, lo smog, quindi certo. ne riduce l'entità le, della lesione, favorisce nel momento metacronale le cellule cilindriche ciliate che lavorano meglio prima. e attiva quei meccanismi di difesa verso i patogeni, quindi batteri, virus, pollini e smog che sono spesso o quasi sempre la causa della, del nostro malfunzionamento. È un'arma in più contro il Covid. È un'arma in più. Grazie, grazie al dottor Gaetano Silvestre, grazie dottore per essere stato con noi e per averci fatto conoscere questa pratica che è facile, facile però. Facile Speriamo che entri nella, nelle abitudini quotidiane. Io, io, da tanto che cerco di inserirla e propongo alle, alle mamme dei miei piccoli pazienti, mi rivolgo sopra, soprattutto ai miei piccoli pazienti, se c'è qualcuno che sta ascoltando. Intanto lo saluto e lo ringrazio se mi fa. Eh, così se sente, se sente quello che io ho, ho raccomandato: magari più i bambini che i nipoti che ascoltano che di meno <ride> i genitori. Cioè, grazie al dottor grazie Gaetano Silvestre, grazie. pediatra, esperto in. Pneumologia pediatrica, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione, trasmissione che trovate insieme a centinaia di altre puntate di Medicina Facile, di Pronto Medicina Facile su Youtube Rete8 Salute, il nostro indirizzo di posta elettronica di questa trasmissione è sempre salute-rete8.it. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.